cosa si prova contemplando la Santa Sindone? Qual è la sua esperienza personale? La mia esperienza personale è di grande commozione. È di grande commozione perché Gesù ha sofferto per amore. E allora ci si commuove sentendoci così amati da Dio a un prezzo così altissimo. Proprio per convincerci che ci voleva bene, Gesù ha dato la vita. Ecco perché ha detto lui, non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. E perché ci è stata donata? E soprattutto io mi faccio una domanda ancora più, diciamo, locale. Perché l'abbiamo noi a Torino? Perché anche questo ci mette in questione noi torinesi. Non solo di custodia per conservarla, per evitare, eccetera, manomissioni, eccetera. Ma per rispondere a questo dono, perché è arrivata qua? Per sollecitarci a cercare il volto di Cristo. Cade in un momento particolare, ma come ho già detto a tanti suoi colleghi, la Chiesa ha subito persecuzioni e tribolazioni ben più gravi di questo anche in passato. Io dico che di fronte a questo momento bisogna essere estremamente sereni, il male, la Chiesa, siamo i primi noi, il Papa in primis a condannarlo, però invitiamo anche a non dimenticare il tanto bene che la Chiesa e uomini di Chiesa come laici, ma soprattutto sacerdoti, congregazioni religiose, eccetera, hanno compiuto nel corso dei secoli del cristianesimo. Perciò stiamo sereni che anche questa burrasca passerà. Padre Lombardi, quanto l'uomo oggi ha bisogno di segni evidenti della presenza di Cristo e di Dio? Beh, l'uomo oggi ha veramente molto bisogno di questo perché si trova spesso confuso, si trova spesso disorientato in una cultura che non lo aiuta molto ad andare al di là di ciò che si vede e si tocca. E quindi un segno così profondo e misterioso come la Sindone sembra veramente aprire uno spiraglio su una dimensione troppo spesso dimenticata dalla nostra società, ma fondamentale. E l'uomo che soffre è l'uomo che si avvicina veramente alle domande fondamentali della sua vita, e incontrare quindi Gesù Cristo sofferente è avvicinarsi anche alle risposte su questi problemi fondamentali. Il Santo Padre sarà qui il prossimo 2 maggio. Quale sarà il messaggio che lancerà da Torino? Ma il Santo Padre non è che debba lanciare dei messaggi particolarmente diversi da quelli che ci lancia Gesù Cristo stesso, Gesù Cristo sofferente, quindi il Santo Padre si farà voce di questo messaggio della nostra fede che attraverso la passione, la morte e la risurrezione di Gesù apre un orizzonte all'uomo di oggi di cui abbiamo estremo bisogno. Dal punto di vista scientifico, cosa si può dire? Che cos'è la Sindone nel 2010 per la scienza? Beh, è innanzitutto un oggetto unico che possiede su di sé, oltre a delle macchie ematiche, un'impronta di un corpo umano con caratteristiche tali da essere finora irriproducibile. Tutti i tentativi fatti, anche quelli più recenti, per ottenerla, danno delle caratteristiche chimico-fisiche lontanissime da quelle della Sindone. Sulla Sindone, dove c'è l'impronta, non ci sono pigmenti di nessun genere, quindi non può essere stata realizzata con un sistema pittorico da un qualche artista dell'antichità. E possiede inoltre delle caratteristiche che non sono state, che nessuno è stato ancora in grado di riprodurre. Questa è anche la sfida per il futuro. Cioè, sappiamo molte cose ormai sull'impronta, ma non sappiamo qual è stato realmente il metodo di formazione, ed è quello che noi ci aspettiamo di riuscire a scoprire attraverso delle nuove indagini, soprattutto una nuova raccolta di dati che mi auguro possa partire presto.